Juventus Black ha segnato il numero 33, ha segnato il numero 32, Alessandro! È finito il primo tempo delle leggende. È possibile donare con carta di credito chiamando all'800 08 18 18 o visitando il sito savethechildren.it o inquadrando il QR code. Grazie a Save the Children per tutto il lavoro che fa e svolge, no, nel campo. Adesso passiamo la parola al campo. Ci siete? Siete pronti? Tutti carichi per iniziare con il secondo tempo. Per la Juventus Black ha segnato il numero 7, Angelo! Ha segnato il numero 15. Il gol di prima naturalmente era di Mark Iuliano e non di Andrea Marzano. Il numero 13, Mark! La vista è quella che è, da lontano. Per la Juventus ha segnato il numero 32, Alessandro! Per la Juventus Black ha segnato il numero 10, Alessandro! Ha segnato il numero 13, Mark! White ha segnato il numero 8, Claudio! Ancora il principino per la Juventus, White ha segnato il numero 8, Claudio! Complimenti Juventus Black e Juventus White con le nostre legend, grazie a tutti, venite qui al mio fianco, dopo gli abbracci dovuti e l'emozione grandissima che riprovano i nostri campioni a indossare di nuovo la maglia bianconera, una grande famiglia, tantissimi amici qui stasera per festeggiare la nostra Juventus Legend, vi aspetto sul palco! Chiedo aiuto anche ad Andrea e Michele, che magari riescono a gestire questo traffico. E... grazie! Dove siete che non vi vedo? In mezzo al campo, ci siamo goduti questa spettacolare partita delle nostre leggende, è stato tutto molto bello. Eccovi! Allora, prendiamo tutte le nostre leggende, veniamo sul palco e tra poco avremo modo anche di parlare con loro. Ci siamo? Legend, vi aspetto! Sì, allora Cristiano stanno facendo i convenevoli perché insomma certo, sai, ci sono anche delle discussioni a fine partita perché non so se hai visto il clima, comunque è agonistico. È caldo, eh? Eh no, è caldo, sì, c'erano comunque gente che ha messo anche la gamba, non l'ha tirata indietro. Comunque ha vinto la Juventus, giusto? Un grande applauso per le nostre legend! Sembra davvero di essere alla fine di una partita allo stadio. È vero, ragazzi? È una bellissima emozione, un bellissimo colpo d'occhio. Un'emozione grandissima. Vi aspetto sul palco, ovviamente saluto i nostri tifosi bianconeri che sono venuti ad assistere a questo grande spettacolo, a questo grande show, Together, Black and White Show. Cri, devo dire che l'hanno fatto proprio con il cuore però, hai sentito i cori durante la partita? Ognuno chiaramente portava dentro di sé il suo giocatore preferito, ecco le legend che stanno arrivando da te. Con qualche commento caldo, perché... ci sono stati episodi interessanti. Beh, direi di sì. Il saluto dei nostri tifosi, alle nostre legend. Vi aspetto sul palco. Venite a trovarmi, non mi lasciate da sola. Ci aspetta un gran finale di questo fantastico spettacolo bianconero. Grazie a tutti i nostri campioni che hanno partecipato in questa bellissima serata. Vi invito ad accomodarvi qui con noi sul palco. Nel frattempo direi di chiamare qui sul palco anche la squadra femminile Juventus Women. Mentre ci godiamo lo spettacolo, i ragazzi hanno sudato, cambiare la storia del nostro sport in questo paese, perché quello che è successo da 7 anni a questa parte, quello che abbiamo fatto con questo club e quindi questo è il nostro orgoglio più grande, perché insomma abbiamo visto realizzato qualcosa che francamente non credevamo possibile prima e serate come questa ci rendono orgogliose e ci ricordano che stiamo vivendo un sogno. Grazie Saragama, grazie ragazze. Adesso è arrivato il momento di chiamare qui a mio fianco il mister, l'allenatore della prima squadra, Massimiliano Allegri. Ciao mister. Una storia importante dopo l'ennesimo derby vinto, una grande festa per tutti i tifosi juventini. Che messaggio vogliamo dare? Lei ha fatto parte di tanti successi, no? Di questi 100 anni. Cosa possiamo dire ai nostri tifosi? Che messaggio diamo? Innanzitutto buonasera a tutti, diciamo che sono molto felice di essere qui in una serata di festa a festeggiare una ricorrenza unica che è quella dei 100 anni della proprietà della famiglia, che è sinonimo di garanzia per il futuro di questo club, che è la cosa più importante. Per quanto riguarda, ringrazio tutti voi, quelli che hanno partecipato, ringrazio i tifosi, quest'anno ne avremo molto bisogno per raggiungere i nostri obiettivi. E quindi per me oggi è stata una giornata molto particolare, aver passato una giornata con campioni che hanno fatto parte della Juventus, hanno fatto la storia della Juventus, con il mio amico Marcello che per me è sempre stato un punto di riferimento, perché oltre che essere un grande uomo è stato un grande allenatore, un allenatore vincente, pratico, bello e vincente, quindi gli devo molto perché mi ha insegnato molto anche da lontano. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Massimiliano Allegri e Marcello Liffi, grazie davvero, questo abbraccio rappresenta tantissimo. Adesso voglio intervistare qualcuno, non riesco a intervistarvi tutti ragazzi. Zidane, Zinedine, posso venire? Zizou, ma devo arrivare. Sto parlando con te. Vieni con noi. Noi, volevo chiederti una cosa, velocissima. Che emozione hai provato a indossare di nuovo questa maglia bianconera? Però davvero contento di stare qua con la famiglia, tutta la famiglia della Juve. Davvero. Non si fa tutti i giorni, quindi quando siamo qua sono proprio contento, perché sono tutti ex giocatori, allenatori, tutta gente della Juve, quindi ogni tanto fa bene. Grazie, grazie a Zinedine Zidane, Del Piero, Alessandro. Ci sei? Tu vuoi rimanere là sopra? Ti ricordi i nostri spot? Sì, vabbè, non ci ricordiamo. Allora, scendi, se hai coraggio scendi. Volevo chiederti, no? Tu sempre vicinissimo alla famiglia bianconera, sei sceso, ecco. Che emozioni hai provato, che sensazioni hai vissuto? Ma guarda, questa sera è indubbiamente emozione di gioia, di felicità. Grazie, grazie. E ovviamente anche di gratitudine, in primis per la famiglia, ovviamente, che è qui da 100 anni, che stasera festeggiamo, per tutti i giocatori e giocatrici che stanno giocando per la Juventus o che hanno giocato per la Juventus, che noi insomma rappresentiamo in tutti questi 100 anni di storia, per gli allenatori che sono passati, per tutte le persone che hanno lavorato per questo club, per i dirigenti, per tutti quelli che ovviamente poi hanno tifato, che siete stati sempre una splendida cornice a questo quadro e che con grandissimo e immenso piacere vi trovo di nuovo stasera, ed è sempre un'emozione unica e speciale con questi colori. Grazie. Grazie ad Alessandro Del Piero. E adesso è il momento di chiamare qui al nostro fianco, rimanete tutti con me, colui che rappresenta il concetto di una grande proprietà, di una grande famiglia, John Elkann. John, buonasera, grazie per essere qui. Volevo chiedere che cosa ha vissuto e che cosa ha provato a vedere tutti questi campioni bianconeri assieme. Buonasera, buonasera a tutti. Gratitudine, gratitudine a tutti voi che siete qui questa sera per la Juve, che rappresentate la famiglia bianconera, gratitudine per tutti voi che avete giocato, per tutti voi che giocate, per tutti voi che siete stati parte della Juve e che lo siete ancora. Sono molto felice, 100 anni sono tanti, quello che abbiamo visto questa sera è stato straordinario, è stato bello, è stato emozionante, e dobbiamo ancora fare tantissime cose tutti insieme come famiglia bianconera. Grazie! Grazie John Elkann, grazie mille. Invito a rimanere con noi per il gran finale. Chiamo qui al mio fianco Andrea e Michele, che mi hanno accompagnata in questa grande festa bianconera. Eccoci qua, Cris! Vi siete nascosti? Certo, eravamo in mezzo ai nostri idoli, scusa. Non vi vedevo. Allora, siamo pronti. Volevo ringraziare ovviamente tutte le leggende, tutti i ragazzi, coloro che hanno partecipato a questa magnifica serata. Grazie a voi, tifosi bianconeri, grazie. Grazie davvero tantissimo. Tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Una grande proprietà, 100 anni di una grande famiglia. Grazie Juventus, grazie a voi. Beh, no. Un grande grazie a Cristina Chiavotto. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie, ci allora, siamo, lo diciamo tutti assieme? Eh beh sì, scusa, come da tradizione, come si fa allo Pronti? Stadium? Fino alla fine, Forza Juventus!